chiedendo se sono diventata matta. Non so se anche a voi da bambini dicevano che mettendo un libro sotto il cuscino il giorno dopo avreste imparato a memoria quello che c'era scritto nel libro. Oppure se ascoltando una lezione il giorno dopo vi sareste svegliati conoscendola alla perfezione. A me lo dicevano e non so chi sia stato a crearmi questo trauma, ma ci ho provato e ovviamente non è servito. Se non altro però, ascoltando la lezione prima di andare a dormire, mi svegliavo il mattino dopo che ricordavo qualcosina in più rispetto a prima. Il motivo per cui io sto parlando in questo modo è perché voglio leggervi una storia in italiano oggi. Prima però volevo fare una piccola introduzione in merito a questa tecnica. Questa tecnica o questo format di video si chiama ASMR. La ASMR è una tecnica che serve per rilassarsi. Funziona tramite l'utilizzo di triggers. I triggers è la parola inglese per una serie di movimenti, gesti o azioni che creano un determinato suono molto piacevole e rilassante. Nel mio video di oggi non ci saranno triggers particolari, ma solo io che vi leggerò questa storia con un tono di voce molto tranquillo e rilassante. Così facendo, spero di aiutarvi a rilassarvi e allo stesso tempo aiutarvi nella comprensione della lingua italiana. Questo infatti sarà un video per praticare l'ascolto in italiano. In questo video vi leggerò una favola. Le favole sono racconti immaginari, molto brevi e concisi, con un linguaggio semplice. Di solito vengono lette ai bambini, sia per questo linguaggio semplice, sia per il fatto che esse contengono sempre una morale. Una morale di solito è un insegnamento che noi possiamo trarre da un determinato racconto, film, libro o altro. La favola di oggi sarà una favola di Esopo. Esopo era un favolista greco del VII secolo avanti Cristo. La favola che vi leggerò oggi si chiama La volpe e il rovo. Ho il mio cellulare lì. Leggerò la favola e alla fine vi spiegherò la sua morale. Iniziamo. C'era una volta
graziosa volpe dal manto marrone e lucente, che viveva in una piccola casetta in mezzo al bosco. Un bel mattino di primavera l'animale uscì dalla propria abitazione con l'intenzione di procurarsi una preda per il mezzogiorno. Vagando per la brughiera, fischiettando allegramente, la volpe attirò l'attenzione di un ingenuo leprottino, il quale, incuriosito, le si avvicinò per osservarla meglio. L'astuta volpe non si lasciò sfuggire l'occasione e, sorridendo al cucciolotto, disse: «Buongiorno a te, mio piccolo amico. Cosa fai tutto solo in questi boschi?» Il librotto divenne improvvisamente diffidente di fronte a tutto quell'interessamento e, indietreggiando piano piano, rispose: «Oh, niente, proprio niente. Anzi, adesso che ci penso, dovevo proprio tornare a casa». Ma la volpe non aveva alcuna intenzione di lasciarsi scappare un bucconcino così prelibato. Quindi, con un abile balzo, si gettò sull'animaletto per afferrarlo. Fortunatamente, il piccolino, risvegliato dall'improvviso attacco, riuscì a schivare l'aggressione con un veloce salto all'indietro, precipitandosi così in una folle fuga verso il limitare del bosco. La volpe lo seguì fino a quando non si trovò sull'orlo di una grossa buca. Per evitare di cadere nel vuoto, l'animale si aggrappò ad una siepe di rovo, graffiandosi e pungendosi con le sue spine. Abbandonando l'inseguimento, la povera volpe rimase seduta di fronte al rovo, leccandosi le ferite da questo provocate. «Che stupida che sono stata!» si disse fra sé. «Mi sono aggrappata alla prima cosa che ho trovato per non cadere in una buca e mi sono procurata solo graffi e punture. Tanto valeva proseguire l'inseguimento e tuffarmi nella fossa». Ma per quel giorno ormai non poteva più fare niente e, camminando piano piano per il male, se ne tornò a casa sconsolata. Questa è la fine della favola. Non so se avete capito la sua morale, ma ve la spiegherò io nel caso in cui non l'aveste capita. Quello che questa favola ci vuole insegnare è che spesso indietreggiamo di fronte all'ignoto. Spesso ci aggrappiamo alle certezze per paura di affrontarlo. Questo però, in certi casi, può risultare meno vantaggioso. Tante volte, infatti, dovremmo affrontare l'ignoto, perché solo così facendo riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi, riusciamo a superare le nostre paure, riusciamo ad essere più felici. Penso che questo insegnamento sia
sia spesso applicabile alla vita di tutti i giorni. Quante volte ci siamo trovati di fronte a delle incertezze e per paura di affrontarle abbiamo indietreggiato. Pensiamo però a tutte quelle volte in cui le abbiamo affrontate e a dove siamo arrivati affrontandole. Spero che la lettura di questa favola vi sia piaciuta, che vi abbia rilassati, che vi abbia aiutato a praticare un po' di ascolto in italiano. Se avete dubbi, domande, consigli, sarò molto felice di leggerli nei commenti. Se siete arrivati fin qui senza pensare che io sia pazza, grazie. Se siete arrivati fin qui pensando che io sia pazza, grazie lo stesso per aver guardato questo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete che vi racconti altre storie, scrivetemelo. Grazie ancora per aver visto questo video e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!